Sei pronta a sfidare te stessa questa sera e a fare una routine serale con le unghie, anzi, con le nostre unghie più lunghe del mondo? E sai perché? Perché adesso noi metteremo le nostre unghie, ma non le taglieremo e quindi a lunghezza naturale le faremo indurire. Quindi sarà una sfida tra te e Anastasia e vediamo chi resisteranno di più, perché poi andremo a cena e dovrete cenare con le unghie lunghissime e poi dovrete prepararvi per la nanna. Bene! E ragazzi, e se volete acquistare le nostre unghie, andate su www.vanityglow.shop e se inserirete nel checkout Scuola 20 avrete lo sconto del 20%. Esatto, Vanessa, ma adesso andiamo a dare la bella notizia ad Anastasia e a prendere le unghiette, così facciamo vedere quante tipologie di unghie ci sono e voi sceglierete le vostre da indossare, va bene? Visto che sei arrivata, ti annuncio che ho deciso di mettere a dura prova te e Vanessa e di farvi fare una routine serale, non semplicissima così con le vostre manine normali, ma bensì, ripeto, bensì, con le nostre unghie, ma senza tagliarle. Ah, sì, invece. Quindi adesso andiamo a metterci le unghie e le dobbiamo fare indurire così come sono. E poi andremo fuori a cena e mangeremo al cinese. Vediamo se sarai capace di usare le bacchette con le unghie. Bravissima, io uso la forchetta. Anch'io. Con le unghie lunghissime però, ragazze, mica con le vostre manine normali. Quindi vado a Le volevo prendere. togliere quando avevo quelle unghie finte che ho comprato in Sardegna, le volevo togliere. Ti davano fastidio, pensa stasera. Ok, bimbe, siete pronte? Sì! Allora, Anastasia, mi fai vedere quali unghie sono rimaste? Tutte. Immagino, noi abbiamo tutte le nostre unghie super belle. Vanessa, quali hai scelto? Io queste. Queste qua, rosa glitterate, che sono bellissime. Le voleva anche Anastasia, però lei alla fine ha scelto quali? Queste, quelle che ho Queste qua già messo. azzurre con i Quindi fiorellini. così, Vediamo come così le sono. lascerò. Bellissime. Sì. No! Sì. No, io pensavo che le No, 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 tagliavo. no. Unghie Dove lunghi, no, nessuna forbice. Dai, mettile che dobbiamo farle indurire, che poi dobbiamo andare alla prima sfida. Esatto, quella del cibo. Quindi dovete riuscire stasera a mangiare con le unghie super lunghe. Ne ho messa già una, non riesco già a mettere una seconda. Ti aiuto? Sì! Vane, che punto sei? Fa vedere? Bellissime, lunghe. Ti piacciono così lunghe? Sì. Allora, fatemi vedere un po'. Anastasia, fammi vedere. Wow, le tue però sono ancora da indurire, giusto? Sì. Mentre Vanessina è sotto la lampada che le sta facendo indurire. Ok, ci vorrà un po' perché avete quattro Queste mani. sono bellissime. Va bene, ci vediamo tra poco quando saranno tutte dure, A dopo. A dopo. One eternity later. Cuccioline, andiamo a vedere se. Ah, brava, si sono indurite. Fammi vedere. Ma che belle! Wow, sono durissime! Bravissima, amore! Sei pronta? Io sì, ma adesso sto facendo la seconda. Va bene, va Che non bene. faccio una mano. Vabbè, dai, tanto abbiamo tempo. Sono dure? Eh? Ok, che belle, fammi vedere anche le tue. Vediamo. Mamma mia, ragazze, sembrate due Ora mi diciottenni. trucco. Truccati con le unghie, un trucco leggero con le unghie, vai. Faccio tipo un po' di qua. Stai attenta a non farne saltare neanche una, eh. A fine serata facciamo il conto delle unghie che vi sono rimaste attaccate e speriamo che vi rimangano tutte. Già fatto? Sì, perfetto. Perfetto, non mettiamo qualcosa negli occhi? Cosa? Qualche trucco negli occhi? Va bene. Eh sì, amore, è una challenge, devi riuscire a fare tante cose con le unghie. Dobbiamo andare a cena, come quasi tutte le sere, noi facciamo la nostra routine serale in estate, ovviamente, non in inverno. Vediamo un po' questa signorina che si trucca con le unghie lunghe. Ma quanto sono belle le nostre unghie? Bellissime. Poi con lo sconto del 20% sono ancora più belle. Critica tutto. Allora, Anastasia stava per distruggere un profumo perché la presa con le unghie lunghe non è il top. Ma non lo metti? Ti metto l'altro. L'hai fatto solo cadere? Così cade anche questo. È Fatto. bellissimo questo.
Bravissima, molto esperta signorina, eh? Ma cosa va bene? Aspetta, mi ci dà copra. Ok. Non faccio la pelle. Hai molta dimestichezza, con queste unghie. Dai che dobbiamo andare a cena, che è tardi. È vero. Vediamo un po'. Ok. Bravissima. Vane, proviamo a dare un'occhiata? Oh, spente. Sì, sono dure. Si sono indurite? Vediamo. Perfetto. Andiamo? Dai, mettete le scarpe, tu vieni così, va bene? Ah, secondo me adesso a te ti parte un'unghia. Attenzione Anastasia. Ma se si toglie un'unghia? Se si toglie un'unghia, chi a fine serata ha meno unghie pagherà una penitenza. Ok, scarpe messe, bravissima, tu sei pronta? Andiamo. Siamo arrivati, vediamo innanzitutto se in macchina con l'allacciamento delle cinture è andata bene. Perché le ho legate io. Ne hai perso una? Ah no. No. È trasparente, non la vedevo. Le ho legate io, Vanessa. Ah sì, fammi vedere, tu hai ancora tutte le... Oh, ok. Allora, no, lo apri tu. No dai, no. Questo non riesco mai ad aprire. No, no, lo apri tu. Ma non le so aprire. Fa parte della challenge. No, perché... Sì. Brava. Ok. No, ma è difficilissimo usarle così. Perché? Prima io non le so usare. E secondo no, perché... No, tu sei capace a usarle. No. L'altro giorno le hai usate sì, benissimo. Sì, ma poco. Insomma. Adesso vediamo, oggi come va. E praticamente tipo si appiccicano. Ah, sì? Allora, Vanessa, cosa è successo? Ci siamo accorti di? Tipo, ho toccato qui, ma forte. E mi sono tolte due unghie, ma non le trovo più. Allora, secondo me una le perse in macchina. Forse prima non l'abbiamo visto bene. A me sembrava però che tu le avessi. Sì. Quindi hai meno due? Siamo a meno due? Vabbè, magari non siamo infatti, quattro. Infatti, da qui a stasera non è detto. Anastasia, tu ne hai ancora tutte? Sì, dobbiamo ancora iniziare a mangiare. Sì. Bene, bene. Sì, per ora sei in vincita, Stai vincendo. Sì. Ultimo aggiornamento. L'abbiamo trovata ed eccola qua. Vanessa, che unghia. Ho perso l'unghia. Ah, scusa. Ho fatto così, clic. Adesso hai perso l'unghia. Ma perché spariscono nel niente? Ma non lo so. La maledizione del ristorante cinese. E poi spariscono, neanche si vedono. Anastasia, anche se la trovi non la puoi più applicare perché è indurita, quindi siamo meno uno contro i meno due. Secondo me Vanessa ce la puoi fare. Oh oh, c'è da aprire questa te. Ah, furba. Io l'avrei aperto con le unghie, non con le dita, con le unghie. Ce le abbiamo ancora tutte? Quelle che sono rimaste? Brava, astuta, bravissima. Prova superata dell'estate. Adesso c'è da mangiare. Ho fatto. Ma stiamo mangiando, stiamo sranocchiando. Vediamo un po'. Presa facile, la patatina. Devi usare le bacchette dopo? Sì? No? Wow, Vanessina, tocca a te. Vabbè, con la forchetta è semplice. Usiamo le bacchette. No. Non sei capace perché non sei. Tu non sei capace. Sì, ero capace. Anastasia, tocca a te. Aspetta. Hai voluto anche tu provare ad aprire l'estate? No, aprilo, lo volevo. Sì, a bere l'estate. L'unghia, la stai perdendo. Non me ne frega, non la voglio. Hai paura di farti male? Ecco. Grazie. Vediamo un po' Anastasia che con le bravissima! Ma tu sei bravissima a usare le bacchette. Sì, ora ho imparato. Speriamo. No, non riesco più. Non hai con le bacchette. Come stai? Vabbè, non voglio vedere. Vabbè, prendile con le mani. Cosa ridi? Sì, ma che cosa sta prendendo? Adesso ceniamo e a fine cena vediamo quante unghie vi rimangono e poi andiamo a casa, va bene? Sì. Ultimi aggiornamenti, quante unghie hai? Tutte tranne 9. 9? 9 perché una è avuta. E Vanessina invece? 7. A che punto siamo? Posso vedere le mani? Dai, dai. 3. Cosa? Ok, e l'altra mano? Che adesso ne perdi un'altra se ti gratti. No, con questa. E? Ma dai, ne hai perse tre.
molto interessante, Vanessa. Vabbè, ma poi che non te ne puoi fare la vaccina. Ah, certo, sicuro. Cosa mangi? Gamberi. Ani, mi raccomando, devi resistere, certo. D'accordo? Sì. Allora, cena finita. Sai in bocca un'unghia? No, una caramella. Andiamo a casa, attenzione, sali in macchina. Andiamo a casa e finiamo la nostra routine serale. Sì. Vai, vai, vai. Chissà con quante unghie arriverà a casa. Ce la fate ad allacciarvi? No. Siamo tornate a casa, bambine. Allora, situazione attuale. Vanessa, meno 3. 1, 2, 3 e 4. Vane, ma non ce la puoi fare. Mi torno tutti. Ma come mai? Mentre Anastasia è in super vantaggio, le manca soltanto questa, amore, brava! Allora, ragazze, è sera, abbiamo cenato. Cosa si fa dopo cena? Andiamo a dormire. Sì, ma prima di andare a dormire che cosa si fa? Si mette in pigiama e si lavano i denti. Esatto, quindi adesso andiamo a lavarci i denti e ci mettiamo il pigiama. Perché è ora di farla, nanna. Andiamo su? Andiamo. Andiamo a lavarci i denti. Però, mamma, una cosa. Ma con l'acqua vanno via. Ma no, amore. E se vanno via, pazienza. No, però non dovrebbero andare via. Okay. Tu cerca di lavarti con il palmo della mano. Bene, con questo, sì. E i denti. E poi il pigiamino. Sì, o se no solamente con quella là. Ti lavi solo con un dito? Così. Una bella fascetta e via. Andiamo. Dov'è Vanessa? Andate in bagno? Andiamo su, dai. Allora, adesso andate a mettervi il pigiamino. Tu sei sempre uguale? Meno 4? Meno 5? Meno 4. Adesso andate a mettervi il pigiamino. Non vi posso riprendere. Ani, pigiamino. Non vi posso riprendere. E poi ci vediamo con il lavaggio dei dentini e della faccetta. Sì. Inizia tu e poi andiamo da Anastasia. Fascetta, ce l'hai una fascia per i capelli? No. Ok, vediamo un po' queste unghiette. Che belline. Quelle che sono rimaste. Veramente poche. E beh, sì, giusto. Usiamo il dito d'appoggio dove tanto l'unghia ormai non c'è più. Mi sembra più che giusto. Abbiamo quasi finito? Molto bene, molto bene. Sì, molto bene, stai perdendo però. Però vabbè, pazienza. Ragazzi. Vabbè, ma perché con l'acqua? Vanessa, le hai messe un po' maluccio, forse di fretta. Un'altra? No. Ah. Ma ti sta andando veramente veramente male. Oh, fa vedere le mani. Sono più quelle che sono andate via che quelle che ti sono rimaste. Fammi vedere. Oh mamma mia. Uno, beh, due. No. No. Uno, due, tre e quattro. E 5. Devi fare così per fare. Ah, 5 le perse e 5 sono rimaste. Così devo fare per metterle tutte. Perfetto, guarda. Ani, buone notizie. Ciao. Vanessa ha perso un'altra unghia e gliene sono rimaste solo 5. Quindi ha 5 dita senza unghia e 5 dita con le unghie. Direi che qua la sfida è praticamente finita. Ma Anastasia, ti devi lavare i denti. Andiamo a lavarci i denti e vediamo come va a finire. Non posso perderne. Non puoi perderne. No, l'ho fatto perdere. Gli è caduta. Secondo me le ha messe male quando siamo andati via. Le ha messe di fretta. Attenta, c'è Vanessa. L'hai chiusa fuori. Prego. Vanessa è curiosa di vedere come andrà a finire questa sfida. Vai, Anastasia. Anastasia, anche devi spazzolare anche l'espansore. No, non posso aiutarti a metterlo, sei matta. Devi fare tutto. Ma a Vanessa mica gli ho dato un aiuto io, eh. Oh, ma non te. Vabbè, hai perso un tappo.
Non è un'unghia. Non è un'unghia. Fatta mantenere così. No, non può. Appoggialo, tienilo tu. Ok. Però dai, me lo tieni un attimo. Ormai è caduto. No, non è. Vai. Con le vibrazioni dello spazzolino elettrico, quante unghie perderà Anastasia? Anastasia, sei stata più brava di Vanessa a metterle. Bisogna tenerle di più sotto la lampada, Vanessa. Eh sì. Benissimo. Piano piano, amore. Piano piano. Davanti a uno specchio non vede le cose che avvengono. Piano piano, amore, si lavano i denti, eh? Stai facendo una gara con lo spazzolino. Poi io... Sciacquiamo il lavandino. No, ma dai, metti le mani. No! Sì, lei l'ha fatto, eh? Lei si è sciacquata la bocca con l'acqua, eh? Eh no, quel che è giusto è giusto. Ma no, devi mettere l'acqua no, in bocca. No! Ma perché no? Ma non si fa così. Sì, asciughiamoci sugli accappatoi. Ah, brava, usa anche quello. Sì, usalo che ti sono entrati tutti gli spaghetti nell'espansore prima. Se... Amore, poverina. Però hai un sorriso adesso che è la fine del mondo e ancora deve migliorare. Guardate ragazzi. Ma lasci stare. Ma sei proprio dispettosa. E se un domani dovrai metterlo tu? Domani. Se un domani lo dovrai mettere anche tu? No, io sempre... Che ne sai? Amore, anche il profumo per andare a dormire, amore, tutta profumata da riempire di baci quando dorme. Via la collanina. Ok, ragazze. Anastasia. Vabbè, di te sappiamo già che te ne mancano 5, mentre Anastasia uno solo. Quindi questa sfida l'ha vinta Anastasia. Allora, la penitenza la decidono i nostri fan e quindi dovranno scrivere nei commenti quale penitenza far fare a Vanessa nel prossimo video, va bene? Non cattiva. No, brava, cattivissima. Ragazzi, ricordatevi di acquistare le unghie su. Su, mi è caduta una unghia. Non ci credo. Sì. Ma dove? Ti stanno abbandonando. Ma neanche le troviamo quando cadono. Cioè, nel ristorante non le trovavamo più, si svolatilizzavano. Su www.valentinblog.shop e mettete scuola 20 nel checkout e avrete lo sconto del 20%. Ciao! Bimbe, dovete dirmi il primo colore che vi viene in mente pensando all'iniziale del vostro nome. Tu con la A e te con la V. Verde. Io arancione. Benissimo, quindi adesso dovrete andare a cercare nei nostri frigoriferi, nella dispensa, tutto ciò che è arancione per Anastasia e verde per Vanessa, perché faremo la challenge 24 ore, mangerete soltanto ciò che inizia con l'iniziale del vostro nome. Pronte? Avrete 5 minuti per raccogliere cibo. Esatto, avrete 5 minuti per raccogliere tutto ciò che troverete. Anastasia di colore arancione e Vanessa di colore verde, via! Questo? Brava Ani! Oh, questo che è? Arancione l'altro, amore. Esatto. Intanto il tempo passa, eh? Nel frigo ci sono delle cose arancioni, eh? Anastasia! Allora, Anastasia, qua ci sono le carote, sei la buona carotina, okay, dai carota! L'arancia, anche il succo, il succo? È alla mela, è verde quel succo, è verde il succo, potrebbe essere d'aiuto a qualcuno. La zucchina, ma non vedi che ci sono le cose verdi nel cassetto? E l'arancia la devi prendere, dai. Aspetta, Vanessa, c'è qualcosa che può non so cosa c'è di verde. No, niente, verde. Di là. Di qua. Cos'è? Le fette biscottate, ok. Ok, sono anche arancioni. Sono arancioni dentro le fette biscottate, eh. Ah. Anastasia, anche questo. Questo è per me allora? Sono passati 3 minuti e 27, dai. Finito, di verde, qua c'è il pesto. Pesto, chi è verde? Vanessa, pesto. Sì, dai.
Amore, di arancione? I panini? Sì. Io ho la camomilla. Ah, il tè? Il tè. Tu sei verde, tu la camomilla. Ma sono d'oro. Ok, preso per montare. Ok. Mio. C'è qualcos'altro? Mancano 25 secondi. Dopo? Perché la sera sono io ad Anastasia, Anastasia a me. Sì, va bene. Sì, io verde per te, io e tu. Ma avete preso abbastanza cose? Sì, sì, wow. Guarda. Ok, dobbiamo portarli tutti sul tavolo, il tempo è scaduto. Sì, sì, il tempo è scaduto, 5 minuti sono passati. Ok. Ma ok, adesso dobbiamo portare tutto fuori e dobbiamo assaggiare e mangiare tutto quello che avete preso. Io ho preso il succo alla mela verde. Sì, perfetto, direi. Che non l'ho mai assaggiato, però vabbè. Poi i taralli. Sì. Buonissimi. Patatine. Sì. Buonissime. Vabbè, allora. Che poi le patatine dentro non sono verdi. Niente. Vabbè. Vabbè, dai, anche la zucchina. Ma è una zucchina. Zucchina. Mozzarella? Mm-hmm. Beh, guarda, è verdissima. Vabbè, la mozzarella. Però intanto la condizione è bianchissima. Poi questo succo di frutto. Un altro. Frutta. Un altro succhetto alla pera. Ma ragazzi, mi sono dimenticato una cosa. Un altro succhetto alla pera? Sì, ma non è questa. Con... No, se non ha la pasta. Ma con la pasta? Funziona le patatine. Però potrebbe essere un'idea, così così le patatine che sono gialline diventano verdi. Questo? Brava Anastasia. Vuoi questo? Tanto deciderà Vanessa, l'hai detto tu. No, deciderà Anastasia. Ah sì, deciderà Anastasia, volevo dire. E snack. Ok, tutto verde, perfetto. Anastasia. Anastasia. Io. Hai preso? Un panino. Sì, amore. Così quando me lo faccio. Da solo? O magari. Allora, tu puoi stare zitta? Tranquilla, te lo faccio io tanto. No. Sì, No. Tu puoi fare allora, il panino con la marmellata è buonissimo. Te lo faccio io tranquillo. Poi, la Fanta che fa assaggio. Che fa assaggio. La carota. Sì, mancano delle cose da Anastasia. La marmellata. La marmellata. L'estate. Sì, amore. Almeno una cosa buona. Questo. Sì. Che si chiama omogenizzato. Fette biscottate. Sì. Che sono arancioni giustamente dentro. Marroncine, arancione. E questi che sono gli snack preferiti di Vanessa. E oggi Anastasia li finirà. Li finirà e li mangerà tutti lei. Ok bimbe. Ora portiamo tutto sul tavolo e poi Anastasia deciderà per te e tu deciderai per lei. Ok? Siete pronte? Sì. Prontissime? Allora, io scelgo per Ani, visto che è una colazione. Partiamo dalla colazione allora. Sì, Anastasia non ha molto per il pranzo e cena, eh? Vabbè, io scelgo. Un po' scarsa, però. Per Ani, questo qui, ok, ha la mela e da bere le scatette. È l'unica cosa che ha. Quindi, c'è anche l'aranciata, c'è l'arancia che può fare la spremuta. Non l'ho vista, vai. Ok, io ti seguo. Come sono tanto gentile, per colazione questi. E questo succo. Ok, va bene. Inizia? Iniziate insieme? Vai. Non avete bicchieri, eh? Vero. Ecco i bicchierini per Ani e per Vane. Ok, qua lo assaggio, eh. Chi mi apre? Guarda. Avete bisogno di me per caso? Sì, grazie. Lei non può toccare la mano. Dai. Vai Ani. Questo. Il tuo omogenizzato. Ma che omogenizzato è quello? Questo è la fruttina. E la fruttina, amore, sì. Non volevi la fruttina? Era meglio quello al manzo. Così almeno ti nutrivi un po' di più. Ok, bravissima. Com'è il tuo, la tua colazione? Buona? Ti apro anche questa? 37. Ma se non ci fossi io, voi? Cosa fareste senza di me? Come procede questa colazione? No. Faglielo assaggiare. No. Hai bevuto Anastasia il tuo estate? Sì?
tu il succo di frutta. No. Ok, possiamo passare al pranzo se volete. Sì. Okay. Allora, pronti per il pranzo? Chi tocca scegliere per primo? Sempre io. Perché sempre? Perché tu? Sì. No, prima io. No, io. Io. Allora. Facciamo. Lo facciamo così, dai. Ok. Sasso, carta, forbice. Inizio io. Allora, io ti scelgo, visto che non hai nulla per il pranzo, ti scelgo. Un bel panino con l'omogenizzato. Allora. Vabbè, ognuno può pranzare come vuole. Visto che sono buona. C'è una carota, Sono tanto buona io, perché sennò questa qua mi sceglie questa qua è il pranzo. Tanto dovete assaggiare tutto. Cosa credi? Che la carta zucchina te la scappi? Gli scelgo due cose. Ok, gli scelgo. Allora, questa. La marmellata di arance. Con il pane. Buono. E puoi mangiarti due fette biscottate. Buonissima. Ragazzi, io ti scelgo. Come? Ti devi consentire che io ti scelgo. La zucchina, che poi andremo a tagliare. Da bucciare sopra che dentro. Nel pesto. Buona. Da bere manca. Sì. Da bere. E da bere ti metto qua. No, non sì. Puoi. Sì, da posso. E da bere questo. Il succhino alla pera. Ma la pagherà, sai che la pagherà la cena? No, no, siccome no. Tanto ora mi piace tutto. Ok. Non posso più sapere questo. Allora, Anastasia, devi prepararti un panino con la marmellata di con la marmellata di arancia. E io invece devo prepararmi il buonissimo pesto con la cetriolo. Che buono. È una zucchina. Con la marmellata, tesoro. Ascoltami, Vanessa, la zucchina la devi prima lavare, poi ne tagli un pezzettino sottile e pucci il pesto. Sono la più contenta del mondo, guarda. Buona fortuna. Ma tu? Come ti va a tagliare? Piano piano che lo distruggi. Brava, perché già sei tagliato. Adesso apriamo questo. Dai, sarà buonino. Spostiamo, sì che sarà buono. Non devi metterne dai, anima, non hai forza. Dai, perché te? Io sì. No. Tieni, tesoro. Tu? Bravissima, Vanessa. Vanessa è partita alla grande. Secondo me è un ottimo abbinamento, la zucchina col pesto. Potremmo scoprire un abbinamento che non abbiamo mai mangiato, conosciuto. Dai, sì. Tu stai mettendo la marmellata, fa vedere. Bravissima, tesoro. Assaggio. Già, è tutto lì? Sì. Sì? Non vuoi esagerare? Vediamo un po', Vanessa. No, è troppo poco. Ma va bene. Guarda che il pesto è buono, ti piace. Con la zucchina, sì. Un po' schifo. No, non ce la faccio. Dai, insieme, dà un po' schifo. Vabbè, il tuo panino con la marmellata non fa schifo, non piace a te. Hai visto? Hai visto? Io lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Glielo. Cosa che ti. Qual è il disgusto? Qual è? No, cosa vuoi bere? Vuoi dargli un po' di tè? Poverina, c'è il succo di frutta lì, Perché lo sputi addirittura? L'acido del cetriolo. È una zucchina! Ce la puoi fare? Perché? Ma è buonissimo. Dove vai? Anastasia, non esageriamo. È un panino con la marmellata. Come? Ingoiato. Sì, certo. Si blocca. Gira, dai, forza. Ma si blocca. Ma cosa si blocca? Il tuo neurone si blocca. No, mai con i denti. Non mi trovo io. Tutta muscoli e poi. Ma è vero, però. Vai Ali, falli vedere chi sei, che sembri Olivia ma in realtà sei Popeye. Niente, voi due su un'isola deserta morireste di fame e di sete. Strano. Vieni. Cosa stai mangiando? Il panino? Vedi che ti piace? È caldo. È buono. È caldo, ma l'abbiamo appena tirato fuori dal frigo, già si è già scaldato. Grazie, me lo mangio io il panino con la marmellata. Ci voleva anche un po' di burro, peccato. Ok, quando siete pronte partiamo con la cena. Adesso vi do qualche minuto perché altrimenti... No, io ho finito. Mettiamo in ordine. Ma sì. Merenda.
Tieni. Ok, tocca a Dani scegliere. Tocca a Dani scegliere per Vanessa la merenda. Dai, come sono tanto. Questo li ho mangiati, eh? Ti scelgo le patatine con questo. Ok, va bene. E tu? E io scelgo l'Anastasia. Ani, questi non li hai mangiati prima, eh? E infatti, visto che è una merenda, no? Sana. Certo. Scelgo queste con la Fanta. Beh, pensavo con l'arancia io, una merenda. No, la Fanta. Va bene. Ah, ok, va bene. No, no, no. No, ormai. Ormai, va bene, ormai. Va bene. Di sano non c'è niente dentro la Fanta, eh? Te lo dico, giusto per... Buona? Finalmente. Con che cosa? Col succo. Dovete prendere dei bicchieri puliti, eh. Le patatine famosissime verdi. Ma la sera hai già mangiato? Che cosa? Bacon. No, sarà la sua cena. Anche perché non è che le è rimasto molto ad Anastasia, eh. Le sono rimasti questi, la carota e l'arancia. E la camomilla. Anche. Carota. Cioè, no. Dai Ani, mangia le tue cose. Devi bere anche la Fanta, eh. Certo, anche lei deve bere quello. Hai sette, bevi l'aranciata. Dai, te l'apro io. L'apri tu? Tienila, tienila, tienila con l'altra manina. Ho paura. È arrivata in soccorso. Ok, bevi pure, dissetati. Io devo andare qui, di questa cosa che a te non piace assolutamente, perché è cucciolini. Dovete sapere che Anastasia non beve niente a meno che non sia acqua ed estate. Ecco, rimediamo subito con l'estate. Lei non beve nessuna bibita gasata, fortunatamente, a differenza invece di Vanessa, che bisogna strappargliele dalle mani. Ok, terminiamo questa merenda oppure continuiamo? E allora bevi. Da qui? No, vai a prendere un bicchiere di plastica. Hai rubato le patatine, ti ha rubato le patatine. Dai, una sola. Ecco, boh, abbiamo risolto il problema. Non vedeva l'ora. No. Tu tipo a mo' di panino te le stai mangiando? Le desideravi così tanto, due patatine? Io vedo le arancione, potevamo fare. Basta, devi bere il succo. Non ho più sete. Lo devi bere lo stesso. Ok. Bravissima, col suo bicchierino di plastica. Per assaggiare il succo alla mille. Assaggiare il bicchiere. Oh, ma che cos'è? Cos'è quella povertà? Ma bevilo, è succo alla mela, è buonissimo. Ok. Verdissimo, brava. Vai. Sai cosa ci fai con l'acqua? Ti sembra arancione? Sì. Hai tanta sete di acqua? Per me ti cade, guarda. È la mia che facevo. Un altro colore. È un trasparente, guarda. Amore, il colore non l'hai scelto tu, è l'iniziale del tuo nome. Vado io. Assaggio. Sì. Ma cos'è? Ma perché? Così è la. Perché? Dai. Aggiungiamo un po'. Ma cos'è? È acqua, è zucchero. Ah. Ma che cos'è quella roba lì dentro? Va bene. Non è niente. Ah, ma sai che vedevo bianco, sembrava che ci fosse zucchero. Perché lo bevi col cucchiaio? È succo alla mela. Ok. Anastasia, la smetti di mangiare le patatine che non sono della tua sfida? La smetti? Iniziamo con la cena. Adesso abbiamo la cena. E poi, prima di andare a nanna, lo snack prima di andare a nanna. Ok? Bimbe, portate avanti ciò che vi è rimasto. Avanti? Sì. A te questi due. A me questo. A te l'arancia, la carota e questi snack. E questo. E il tè.
A te la camomilla, 3, 4, gli stick, uguali. La mozzarella, perfetto. Okay. Ok, chi tocca iniziare a scegliere? Anastasia, scegli per Vanessa la cena, mi raccomando. Sono così brava, sono così. Ti scelgo la mozzarella con questo. Ok. La mozzarella col tè. Tu? Va bene. Io ti scelgo invece la carota col tè, lo devi bucciare dentro. No, sì, ma tesoro. Tu mi hai fatto fare il pesto con il cetrio, la carota, la zucchina. Ah, no, tu l'hai fatto! Ce l'ha fatta! No? Ma se tu e bucciarla dentro. Ormai ho già scelto. Tesoro, dai, sarà una cena buonissima, secondo me. Ha ragione Vanessa, tu gli hai fatto pucciare la zucchina nel pesto. Va bene, allora dobbiamo preparare i bicchierini con dentro il tè, la camomilla. Io vado a prendere un... Ragazzi, ci penso io. Patatine. Ok, allora vi ho portato i bicchierini da mettere dentro in infusione il tè e tu la camomilla? Hai adesso la camomilla? Intanto Vanessa si accinge a cenare con la mozzarellina buonissima. L'ho già sbucciata, amore, la carota, dai. La dovrei mettere nella... Lo so. Lo metto qua dentro. Attenzione che è calda, eh. Posso metterlo così? Bisogna lasciarla un po' lì, un attimino. Lo dentro. Vai, vai, lasciala, lasciala. Ok. Iniziamo già. Poi si può iniziare a mangiare. Piano, che se la tiri tutta si rompe. Dammi. Benissimo. Che brava che sei, una vera coniglietta. Ho vinto. Intanto il tè si sta facendo, amore. E poi devi fare questo assaggino all'interno del tè. La carotina bruciata. Allora, Vane, muovi un pochino la camomilla perché sennò... Sì, dai, si sta facendo. Allora, quello di Anastasia è praticamente già pronto. Dai, Anastasia, puoi pucciare la carotina. Vai. Qui c'è la carotina. Avvicinalo avvicinalo al bicchiere se vuoi. Vai. Non avere paura. Prendilo e avvicinalo. No, bene. No, lo so. Non fare cadere il bicchiere. Puccia tanto. Tutto tanto. Vai. Sarà buonissima. Com'è? Sono buonissima. Hai visto? Vuoi provare? No. Vuoi provare? Sono calda. Ne sono un po' calda. Io ma mi poi bevo la mia camomilla. Così ti rilassi un po', perfetto. Sogni d'oro, tesoro. Non so se arrivi al break. Guardate. Non so se arrivi allo spuntino prima della nanna, con questa camomilla. Guardate. Ma tu sei bravissima. Sei un mito, Anastasia. Com'è la tua camomilla? Scusate, uno. È una camomilla. O nella testa. Ma a me mi è piaciuto tutto. A me è piaciuto. A te è piaciuto. A me piace questo, ma questo no. Però li mangi lo stesso. Devi assaggiare. È lo snack prima di andare a nanna. Ma guarda, è buonissimo. Così? Ma questo è buonissimo. Ma veramente? Ma mi stai facendo venire voglia di assaggiarla questa carotina? Questa va. Fammi assaggiare. Proviamo questa delizia. Oh, delizia. Ah, è buona. È una carota bagnata. Infatti. Fammi assaggiare. Dai. Ma è buona, è una carota bagnata. Non si sente il gusto del tè. Ok, bravissima Anastasia, brava anche Vanessa, che termina la sua mozzarellina. E ci vediamo con lo spuntino prima della nanna, ok? Bimbe, è quasi buio, qua sta calando il sole e siamo arrivati all'ultima sfida, quella della nanna, quella prima di andare a nanna. Quindi l'ultimo snack, Anastasia, un'arancia. Ti ha schizzato? No, male. Ti sei fatto male, ma non devi prendere a pugni un'arancia, si mangia. Tu hai gli stick e il succo alla pera, mentre Anastasia ha le schiacciatine al barbecue e l'arancia. Io apro. Apri, vai. Attenta. Wow, sei già pronta? Ho aperto. Hai sonno? E tu? L'hai presa anche tu? Buone. Quelle sono le preferite di Vanessa, gliele abbiamo rubate, l'ultimo pacchettino. Buonissimo. Anastasia, l'arancia la vuoi sotto forma di spremuta, che la mamma te la spreme in un attimo, che è buonissima? Sì, Ani, dai, devi bere. Vado. Tieni, amore, pronta la tua spremutina, che mi è pure caduta, l'ho dovuta rifare. Veramente? Sì.
E non mi guardate così, capita. No, non si è rotto il bicchiere, è caduto il bicchiere, ma non si è rotto. Hai pulito? No, adesso aspetto te che vai a pulire. Certo. Com'è? Buona. È buona la spremuta d'arancia, sai, la mattina fa benissimo. Tu devi bere anche il tuo succhino, dai bimbe, su. Che abbiamo quasi finito, siete state bravissime. Tu hai mangiato gli snack? Dove vai? Da. Perché stai qua? Da. Cosa fai? Mamma mia. Anastasia, ti devi fermare, ti devi bloccare perché cade anche quella spremuta. Brava, bevila. Bravissima. Sono così buoni questi? Vanno così a ruba? Cioè, sono nella dispensa da un mese, non li ha mai mangiati nessuno, adesso li vogliono tutti. Va bene, cuccioline, dai, voglio vederti finire la spremuta, poi posso andare a dormire serena e tranquilla. E soddisfatta di questa challenge. Come l'avete trovata questa challenge? Difficile? Ah, ma la lacrime. Ma stiamo facendo i baci, infatti sì. Ora sono in forno. I bacetti di dama, buonissimo. Li ho spenti, sono pronti. Dopo li farciamo. E domani mattina facciamo colazione. Okay. Va bene? Allora, concludiamo qua la challenge. Anastasia, bevi ancora un pochino di spremuta? L'ultimo goccino e mammina chiude la challenge, dai. Vai, lei non ha bevuto questo. Aprilo. Io l'ho già bevuto prima. È aperto? Sì. Vai, vai, bevi. No. Anastasia, perché vuoi tutto ciò che è di tua sorella? Guardami. Un pochino. Ma Anastasia ha perso la challenge, perché sta mangiando e bevendo tutto ciò che apparteneva a te. Dai, capito? Ok, questa challenge l'ha vinta Vanessa. No, l'ha vinta Vanessa. Tu devi bere le tue cose, non quelle di Vanessa. Sì, guarda che miscuglio di roba. Adesso sta male. Non mi dire che non ti piace. Ah, ecco. Va bene, allora concludiamo qui la nostra challenge con il colore arancione per Anastasia e il colore verde per Vanessa. E ci vediamo alla prossima sfida. E iscrivetevi al canale per la campanella, lasciate un bel like a questo video. E scrivete nei commenti se volete altri video del video. Ciao. Le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vuole.